Ragazzi! Signor Piccolo, guarda che cipolla che mi ha detto! Penso di avere un'idea. È un pacco per Amelie Twitt. Quella cantante di YouTube si chiama Amelie. Mercoledì, svegliati. Mercoledì? Chi se ne importa se c'è mercoledì o venerdì? Dobbiamo andare a Santa Lezione. Mi sa che qualcuno però qui ha lo stress del cambio scuola. Lo stress? Troppo stress! Qui c'è bisogno di meditazione. Sono pronta per conquistare questa giornata. Senti, ma tu conosci per caso Amelie Twitt? No, non conosco nessuna Amelie Twitt. È molto strano perché è arrivato un pacco proprio per lei. I postini sbagliano sempre qualcosa. Una volta mi hanno portato 5 piscine. Scusami, perché erano 5 piscine? Sempre mie, solo che ne avevo ordinato 4. Cosa ci faccio con 5 piscine? Idea! Sarà una vasca per il mio cane. Comunque, io dopo devo passare dal preside Piccolo. Porto io questo pacco. Lo porto io il pacco. Emix, prendi gli zaini. Buona giornata. Buongiorno. Che? Ma sei impazzito? Scusami, era solo uno scherzo. Vabbè, ti perdono, ma c'è una cosa che devi fare per me. Qualsiasi cosa per la mia principessa. Gabe, non chiamarmi principessa. Sarà il preside Piccolo. Ma perché? Non ho tempo, te lo spiego dopo. Preside Piccolo, si è inceppato tutto il water. Mi è caduto l'intero rotolo di carta igienica. Porca miseria! Del nuovo che è? Buongiorno ragazzi! Volete una barzelletta? Lo sapevo! Un bambino dice alla mamma: mamma, posso andare a fare il bagno? E la mamma: certo, basta che non ti bagni! Bella, eh? Sì, Gabe? Prof. Capra? Posso? Si è unita a noi una nuova studentessa. Grazie, Gabe, ho visto. Si chiama Mercoledì.
Buongiorno, prof. Scusi il ritardo, ma con questo piede è veramente impossibile. Moreno, ma cosa ti è successo? Ma niente, a parte il fatto che succedono sempre tutte a me. Qualcuno mi aiuta, per favore? Ma Nenuccio, ma ti aiuto io. Allora ragazzi, iniziamo la lezione e controlliamo i compitini. Nenuccio, vuoi iniziare tu? No, prof. Volevo dirle che non li ho potuti fare perché sono stato tutta la notte in ospedale. Va bene, Nenuccio, solo perché sei tu, eh? E allora mercoledì, parlaci un pochino dell'ultimo tema che hai trattato nella tua vecchia scuola, eh? Mercoledì! Nuova, svegliati! Cosa? Hai le orecchie tappate? Mi scusi, signorina Capra. Hai meditato di nuovo? Sì, esatto, ho meditato! È stato scientificamente provato che con l'aiuto della meditazione si rivela il subconscio di una persona e le informazioni ricevute in questo stato vengono ricordate immediatamente e per molto tempo. Che? Ve lo giuro, apro i miei chakra al massimo per ricordare tutto ciò che dice la professoressa. Ciao ragazzi. Ciao. Allora dammi una mano a sedermi, per favore. Portami l'acqua. Scusami, mi dispiace per te, ma questo non vuol dire che adesso esaudirò ogni tua fantasia. Per caso ti sei dimenticata per colpa di chi mi sono fatto male al piede? Cosa c'entro io? Ma scusa, chi gli ha messo il latte sul piede? Ma guarda che colpa di mercoledì. Se non fosse arrivata lei, io non avrei dovuto spostare il letto. Melania, perché sei così agitata? Mica vuoi provare la meditazione? Respira. Respira, respira. Tiè, bevi. Gabe, ma non ti ricordi che Neno non beve dopo gli altri? Vi prego, smettetela, che schifo. Neno, che cosa ti ha detto il medico? Devi stare così ancora per tanto tempo? Sfortunatamente sì. Ha detto che la ferita è molto grave. Ho proprio bisogno del vostro aiuto, ragazzi. Vabbè, ti vado a prendere io da bere. Sì, sì, cerca anche di fare veloce perché mancano 5 minuti. Muoviti! Cosa state combinando qua? E questo mi dovrebbe fare pena? Ma cercate di ripassare la coreografia veloci, va? Per favore. Allora ragazzi, pronti? Iniziamo con la coreografia. Seguitemi. 5, 6, il primo 8. 5, 6, 7, 8 e 1, 2. Però dovete seguirmi. Se io conto 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 vuol dire che è un via. Ok? Grazie. 5, 6, 7, o e 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, o. Andiamo col secondo 8. U e 2, prendo, faccio passare, braccio, avanti, indietro, pam. Vado giù, apro, torno con la gamba,
torno su, mi piazzo. Di nuovo. 5, 6, 7, oh, e 1, 2, tan, tan, tan. Prendo, entro, torno, là. Faccio la battuta, mano. Faccio passare, sopra, sopra, cia, cia, cia. Vado giù, apro, torno, su. Questo no, questo non vi serve. Questo lo andiamo a lavorare dopo. Ok, un'altra cosa. Quando vi piazzate a casa mia, ci si piazza in questa maniera. Tutte le volte siete messi come volete. No, non potete essere come volete. Dovete essere come dico io. Punto. Volete essere pronti per il concorso? Bisogna lavorare in una certa maniera. Se no qui, il concorso, ve lo sognate. Pronti? 5, 6, 7, oh, e 1, 2, tan, tan, tan. Prendo indietro, prendo indietro. Ha, mano, mano, stop, pam, pam, pam. Vado giù, giù, su. Mancate di energia. Proviamo con la musica. Prendiamo bene il tempo. Forti, vi voglio belli forti. E tutti insieme. Ok? Donuts, attento. Ok, forte. Pronti. 5, 6, 7, 8. Su, su, come me. Noi ci muoviamo. Su, su, come me. Noi non molliamo. Su, su, sempre su. Rimetto la musica, rifatelo da soli. Su, su, le nuvole. Sempre forti, guardate lo specchio. 5, 6, siamo giù, sette, torniamo. Su, su, come me. Noi ci muoviamo. Su, su, come me. Noi non vogliamo. Ma, no, 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 no. Emis, cosa stai facendo? Neno! Cosa? Tu hai mentito che ti faceva male la gamba. Ma cosa stai dicendo? Ti ho visto che tenevi ritmo con la gamba ferita. Sicuramente si è visto allo specchio e hai confuso la gamba. Hai confuso la destra con la sinistra. Mica hai rotto una gamba apposta per saltare le prove. Basta, basta, silenzio. Tu cerca di farti gli affari tuoi. Secondo te stavi ballando bene? No, se non ne hai voglia, dillo subito. Quella è la porta. Fuori. Riprendiamo a ballare, in posizione. Un po' di amici e così balliamo. Scarsi! Stasera ricordatevi che c'è lezione, puntuali. Sì, maestro. Sì, maestro. Non ho sentito, ripetete? Sì, maestro. Ok. Emix, mercoledì, dopo pranzo fate le prove. Addio. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Sì, Gabby? Signor Piccolo, quando è che ci farai un balletto? Balletto, balletto, balletto! Non ha tempo per fare balletti. È venuto qua per aiutarmi. Ma con le dico com'è andata oggi, tutto ok? Il giorno che è strano, non risponde mai al suo nome. È difficile per lei entrare nella scuola di danza. L'aiuterai? Papà, ma perché ti preoccupi sempre degli altri studenti e mai di tuo figlio? Non mi hai nemmeno chiesto come sto. Scusa,
Come va la gamba? Male! Andiamo a mangiare una pizza così ti tiro sul morale? Che pasta sopraffina! Adoro quando c'è tanto formaggio sulla pasta. Credo proprio che potrei vivere soltanto di formaggio. Se mi chiedessero cosa mangeresti per il resto della tua vita, direi senza esitazione il formaggio. Allora ti chiameremo ragazzo del formaggio, o meglio ancora, forma ragazzo. Immagina come annunceranno la tua uscita sul palco. Diamo il benvenuto sul nostro palco a forma ragazzo Gabe. Oppure, il miglior premio per il miglior ballerino va a forma ragazzo Gabe. Senti, la pausa pranzo è quasi finita. Non dovevi andare a provare con Emix? Ma lei si esercita con mercoledì. Sei proprio divertentissima. Sì, è vero. È vero, Emix! Scusa, mi ero proprio dimenticata. Fa niente, tanto non ce l'avevo voglia di esercitarmi. E perché? Perché io non sono brava a imparare le mosse come voi e quindi mi passa la voglia. Dai, ma cosa dici? Non ti preoccupare, ti aiuto io e vedrai che imparerai subito. Fingere di essersi fatto male? Ma sei sicura che lui abbia battuto il ritmo con la sua gamba ferita? Ovvio, mi sono girata per assicurarmene e mi ha fatto sembrare una stupida di fronte ad Ago. Sì, non è giusto. Penso di avere un'idea. Anch'io, grazie di avermi dato una mano. Di nulla! Cavolo! Cosa cerchi? Mi sa che mi sono dimenticata il telefono in camera. Vado subito a prenderlo. Ti è piaciuta questa puntata? Sì, sì? Allora metti like e scrivi nei
nei commenti qual è la tua materia preferita. E ci vediamo nella prossima puntata di